Oggi con il nostro gruppo di ragazzi qui in Brasile stiamo facendo lezione di cavallo qua nella comunità di San Bryce. E questo è Don Damiano, eccolo lì il nostro Don Damiano. Fategli una foto che sono in posa, io sto facendo il video. E qui abbiamo la Elena, la Sara e Alessandro. Ciao. Eccoli qua, insieme la nostra Gabi che ospita bambini. Chicca, salutate. Yeah! Da San Bryce, ciao a tutti! Ciao. Viva il Brasile! Il centro di San Luis, ora Damiano sta dando qualche indicazione per visitare il centro storico. Brasile, ma in realtà il Maranhão perché era qua, era colonia prima francese e poi portoghese. Anche olandese, è vero, francese, olandese e poi portoghese. Quindi qua è proprio da lì in poi, dove vedete le amache appese via. È il centro storico, quindi giriamo un po' per il centro, se volete fermarvi i negozietti si può comprare, si può divertire. Okay. E qui si può bere uno stupidamente gelato. Oh, no! Buona stupidamente gelato! Buongiorno a tutti! Buongiorno. Buon tardi! Hola! Siamo a San Luis, città, la città dell'amore, la isola dell'amore. Allora, oggi abbiamo qui con noi tre ragazzi che oggi hanno fatto un'esperienza nuovissima nella loro comunità di San Bryce, San Biagio. Ce la raccontano loro. Sara, Ale, Elena, raccontateci cosa avete fatto. Allora, oggi Gabi, la ragazza che ci ospita, ci ha portato a visitare le fazendas, giusto? Sì. E con un fazendero junior siamo andati anche a cavallo. Un'esperienza unica, bellissima, perché era la prima volta che andavamo a cavallo. E se dovete portarvi via una parola di questa giornata, che parola vi portate via di oggi? Ospitalità e comunità, due. Condivisione. Tre. E ne altre? Basta. Bene così. Ottimo. Brigado. Ciao, domani. Ciao, Verona. Grande successo!